Quello che chiediamo al governatore, al legislatore, è più che altro quello di aiutarci a rendere la quarta gamma un settore ancor più regolamentato in un'ottica di offrire al consumatore un prodotto sempre più sano, perché alla fine quello che tiene vicino o lontano al consumatore più ancora sostenibilità è la salubrità del prodotto. Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Markup, GDO Week e Freshpoint Magazine. Con me oggi nella nuova puntata di Fresh Talk abbiamo Andrea Montagna, presidente Unione Italiana Food Quarta Gamma e amministratore delegato di Bonduelli Italia. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Fresh Talk. Allora, con te parliamo di un comparto che è stato toccato duramente dallo scorso anno e quindi anche dalla pandemia. Del resto ne avevamo parlato proprio a marzo dell'anno scorso, quando mi avevi detto che il consumatore, la frequenza d'acquisto aveva reso molto, molto difficoltoso, il lavoro delle aziende che fanno parte di questo comparto. Tutto ciò è stato certificato adesso dai dati di Nielsen, che hanno visto un meno 7% a valore e un meno 4,5% a volume, proprio a causa di queste nuove modalità di consumo e probabilmente anche dello smart working. Quindi ti chiedo un tuo commento su questi dati, guardando anche al 2021, perché in questi 2 mesi dell'anno forse si è svoltato. Sì, ne avevamo parlato in effetti lo scorso marzo e drammaticamente quello che avevamo visto a marzo ci ha poi accompagnato per tutto il 2020. Quindi un settore che è sempre stato in salute, in crescita, quasi ininterrottamente per il ventennio che ha caratterizzato la vita di questo mercato e che invece nel 2020 ha segnato una forte battuta d'arresto, come dicevi te, del 7% a valore a chiusura anno. Le cause sono essenzialmente legate, come dicevi tu, a una ridotta frequenza di visita nei supermercati. Il consumatore ci va meno spesso, comprando un po' di più, ma naturalmente i prodotti freschissimi con una shelf life ridotta, come sono quelli di quarta gamma, ne soffrono in termini di acquisto. Poi c'è da dire che questa è la ragione principale, ce ne sono però un altro paio che giustificano e che spiegano questo andamento. Uno che il mercato all'interno della quarta gamma, che aveva espresso nell'ultimo paio d'anni i trend di crescita maggiori, che aveva trainato buona parte della crescita in valore assoluto del mercato, che sono le ciotole con condimento, hanno sofferto del mutato stile di vita degli italiani. Quindi italiani che hanno fatto un ricorso massiccio allo smart working e anche alla didattica a distanza e quindi quegli studenti universitari o quelle persone che andavano in ufficio e che prediligevano una pausa pranzo salutare a base vegetale con proteine come sono le ciotole di salata arricchite, chiaramente non ne ha fatto lo stesso consumo che ne faceva negli anni precedenti. E queste infatti hanno mostrato un trend in calo di quasi il 30%, quindi hanno sicuramente danneggiato. Il terzo fattore è legato allo store format. Tutti gli store format hanno segnato dati negativi sulla quarta gamma, con l'eccezione del discount, che ha segnato un 2020 quasi in pareggio rispetto al 2019, grazie a un'aumentata offerta di prodotti rispetto al 2019. Però l'offerta del discount è comunque inferiore come numerica di SKU e profondità di gamma rispetto a quello degli ipermercati, e inevitabilmente un cambiamento d'acquisto verso un format con un assortimento ridotto come quello dei discount o come quello delle piccole superfici ha toccato negativamente la quarta gamma, che invece esprime un assortimento maggiore nei superstore e negli ipermercati. Bene, allora a questo punto uno si chiede come queste aziende devono far fronte a questo nuovo consumatore in questa normalità che probabilmente ci accompagnerà ancora per qualche mese. Il nuovo consumatore cerca fiducia e salubrità. Riuscite voi a comunicare questi valori? Allora, questa è indubbiamente la sfida principale di tutte le aziende associate a Unione Italiana Food, perché effettivamente c'è tanto nell'offerta di quarta gamma che va
nella direzione di quello che il consumatore oggi spaventato dal Covid va a cercare. Quindi una spesa veloce, quindi la quarta gamma, la busta disinsalata è già subito pronta, non faccio altro che prenderla e metterla in carrello. Una spesa sicura, perché sono prodotti che sono stati lavati e curati in ambienti assolutamente controllati, e una spesa comunque che va verso prodotti sani, healthy, come tutti i trend continuano ad esserci anche con il Covid. La nostra sfida è quella di comunicarlo al consumatore. Inevitabilmente questa comunicazione viene fatta soprattutto sul punto vendita. E infatti quei retailer che sono riusciti a dare una visione di gamma più approfondita, con una varietà di prodotti sullo scaffale, invece che avere magari una mono offerta, sono anche quei retailer che hanno mostrato segni e trend in controtendenza rispetto alla negatività del mercato. Ecco, ci sono stati dei prodotti che l'anno scorso hanno performato meglio? Sì, ci sono stati prodotti che hanno performato meglio, penso soprattutto alle verdure da cuocere. Le verdure da cuocere, che rappresentano circa un 10% del valore della quarta gamma, soprattutto nella prima fase di lockdown, avevano espresso dei forti trend in crescita. Parliamo soprattutto di spinaci e erbette e un po' di zucca, ma il grosso lo fanno spinaci e erbette. Sono quelli che nella prima fase del lockdown avevano fatto vedere crescita a doppie cifre, venendo da anni tendenzialmente flat o in leggero calo, e che anche nella seconda fase di lockdown, quindi novembre, dicembre, eccetera, hanno comunque fatto mostrare dei segni di crescita, magari non più al doppia cifra, ma comunque del più 5, più 6%. Quindi una nicchia di mercato che si è mossa in controtendenza, se guardiamo all'interno della quarta gamma. Se poi guardiamo nei mercati adiacenti, ci sono nuovi mercati che si stanno affacciando in Italia, che invece sono già consolidati all'estero, penso sia in Francia che negli Stati Uniti, che da noi stanno dimostrando buoni trend. Penso ad esempio a tutto il mondo degli spalmabili o dip, a seconda di come si voglia chiamare, a base vegetale, che stanno trovando sempre più spazio sugli scaffali dell'ortofrutta e che stanno mostrando dei trend in crescita, legati al fatto che il nuovo consumatore, che non riesce più ad avere un'attività sociale all'aperto a causa chiusure, predilige un social snacking a casa, magari collegandosi via Zoom, come stiamo facendo io e te, con gli amici e facendo un aperitivo virtuale. Un valore che diciamo sempre di più sarà al centro dell'attenzione anche del consumatore è quello della sostenibilità. Come le aziende di quarta gamma stanno facendo fronte? La sostenibilità, secondo me, sarà veramente la chiave, di svolta per questo settore. Il consumatore italiano era, molto attento alla sostenibilità prima del Covid, ed è uno di quei trend che sono rimasti e quindi non sono stati cambiati dall'avvento del Covid. Il consumatore italiano chiede sostenibilità e, se vogliamo, forse anche un po' disilluso dalle risposte che ha dato il governatore, il settore pubblico chiede sostenibilità alle aziende industriali. Unione Italiana Food e le sue aziende associate stanno lavorando sulla sostenibilità su diversi aspetti: sulla riduzione degli sprechi, sulla riduzione, ad esempio, degli sprechi idrici, lavorando per ridurre sempre di più il consumo di acqua; sulla riduzione degli sprechi energetici, lavorando sull'utilizzo di fonti energetiche alternative; sulla riduzione, che per noi è fondamentale anche nell'ottica del Green New Deal, del Farm to Fork, degli sprechi alimentari, quindi cercando soluzioni per rimettere in ciclo, in un'ottica di economia circolare, gli scarti alimentari vegetali che vengono fatti dalla lavorazione dell'insalata in quarta gamma. E infine, su una sostenibilità anche nel packaging, dove tutte le aziende associate stanno cercando diverse soluzioni per andare incontro a una richiesta del consumatore che chiede un packaging sempre più sostenibile, senza dimenticare che comunque la nostra priorità è offrire un prodotto sano e con una shelf life il più lunga possibile. E anche il consumatore chiede soprattutto un packaging che preservi la salubrità del prodotto e la sua vita, in modo tale da poterlo consumare per qualche giorno dopo averlo acquistato. Pensi che sia necessario per il settore chiedere degli aiuti al governo?
Ma guarda Luca, come Unione Italiana Food il nostro approccio non è mai stato quello di chiedere aiuti al governo. Quello che chiediamo al governatore, al legislatore, è più che altro quello di aiutarci a rendere la quarta gamma un settore ancor più regolamentato in un'ottica di offrire al consumatore un prodotto sempre più sano, perché alla fine quello che tiene vicino o lontano al consumatore più ancora sostenibilità è la salubrità del prodotto. Se noi lo convinciamo che è un prodotto sano, il consumatore ne consumerà sempre di più, si avvicinerà sempre più alla categoria. Quindi quello che noi avevamo chiesto, poi c'è stata la crisi di governo, era al Ministero dell'Agricoltura di organizzare un tavolo di lavoro allargato a agricoltura, industria e distribuzione per rivedere insieme, in un'ottica ancora più restrittiva, l'attuale regolamentazione sulla quarta gamma. Ad esempio, abbassando la temperatura dagli attuali 8 gradi consentiti a 6 gradi, perché sappiamo che se abbassiamo la temperatura e la catena del freddo è tutta ben funzionante, questo permetterà di avere un prodotto con shelf life maggiore. E se guardiamo agli Stati Uniti, questa è esattamente la motivazione per cui in America il Covid ha fatto crescere le vendite di quarta gamma, perché il consumatore lo considerava una verdura Covid-free, perché era già confezionata e nessuno la toccava, ma anche perché aveva una shelf life magari di 14 giorni rispetto ai 6-7 giorni attualmente in Italia. Quindi questo è quello che chiediamo al legislatore, di normare e di controllare che tutti rispettino i regolamenti in termini di numero di vasche per il lavaggio dell'insalata, temperatura da mantenere durante tutta la catena produttiva e via di seguito. Quindi se possiamo fare una richiesta al legislatore è proprio questa, più che di aiuti economici. Ecco, chiudo questa puntata con la solita domanda. Cosa vedi nel prossimo futuro? Ecco, è sempre la stessa domanda che mi mette sempre più in crisi. Cosa vedo nel prossimo futuro? Allora, diciamo che quello che noi stiamo comunicando anche agli agricoltori, perché la nostra filiera è una filiera molto corta e quindi la nostra visione del futuro ha un forte impatto su quello che gli agricoltori che forniscono le aziende associate a Unione Italiana Food devono cominciare a seminare in questo periodo, un mercato che si riprenderà perché abbiamo già visto a gennaio e febbraio dei trend ancora negativi, ma non più così negativi. Da oggi, dal 1º di marzo, incominciamo ad entrare in controcifra e quindi ci confrontiamo con un anno già Covid. Ci aspettiamo che le vaccinazioni portino a riportare il consumatore nel punto vendita. Siamo convinti che un aumento della frequenza nel punto vendita riporterà il settore quarta gamma alle crescite che aveva prima. Sicuramente questa crisi differenzierà i player sul mercato in ambito retail che sapranno dare alla quarta gamma una valorizzazione diversa. Chi punterà soltanto sul prezzo e su una offerta monomarca vedrà inevitabilmente scontrarsi contro il discount e probabilmente perdere contro il discount, che ha da quel punto di vista un'agevolezza e velocità nella spesa. Chi invece punterà su una offerta di gamma più ampia e una scala prezzi diversi, probabilmente riuscirà per primo a riconquistare il consumatore che comunque dimostra di voler consumare un prodotto di quarta gamma, perché anche nel momento di crisi non ha sostituito la quarta gamma con insalata di prima gamma, ha semplicemente mangiato meno insalata di quello che mangiamo. Grazie Andrea, ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Fresh Talk. Magari ci risentiremo tra qualche mese per rifare il punto su questo settore che è molto importante per l'ortofrutta italiana. Grazie, grazie a te Luca, grazie a te, tu ascoltatore, lo spazio che ci avete dato e sì, volentieri ci risentiamo fra qualche tempo per commentare auspicabilmente i dati finalmente tornati in crescita.